Ciao, zii. Oh, ma guardate, c'è il nipote degenere. Cosa ci fai tu qui, mezza cartuccia? Oh, beh, la solita cosa. Non volevo che terrorizzaste il circondario. Già, è questo il problema. Tu dovresti collaborare con noi. Sì, tu non sai fare gioco di squadra, Casper. Il nostro motto è uno per tutti e tutti per uno. Nessuno riuscirà a dividere questo trio. Polizia spettrale, fermi dove siete! Arriva la polizia! Via! Ognuno per sé! Proprio così sono io nella mia potente auto fantasma, agente piagnisteo, inflessibile difensore della legge ectoplasmica. Sentitevi autorizzati a guardarmi con rispetto e o con timore. È soltanto piagnisteo. Agente scelto piagnisteo, se non ti dispiace. Dunque, voi avete violato l'articolo 324, paragrafo B, del nostro codice spettrale. No, avete sentito, ragazzi? Abbiamo violato la legge! Me la faccio nel lenzuolo! Beh, allora cosa hai intenzione di farci, agente scelto? Ci arresti? No, ehi, la mia macchina! Devo ancora pagare le ultime due rate! Ecco fatto! Grazie, ma... Ragazzi, Casper ha ragione! Non dovevamo portargli via la macchina, no! Insomma, non è leale! Ecco! Meglio il fischietto! Ridammelo! Ehi, sentite? No, veramente, non sento niente. È proprio questo il problema. Attenti, sta succedendo qualcosa. In caso di emergenza ci serve per chiamare Kabosh. Kabosh, vuoi dire il perfido, crudele, feroce, spietato re dell'oltretomba e di tutti i fantasmi? No, Kabosh, il famoso cantante country, idiota. Ha avuto l'ardire di chiamare Kabosh. Piagnisteo, tu sai che questo è il mio fine settimana libero, quindi dammi subito una buona ragione per non spellarti vivo come un piuristo. Certo, signore. Primo, non ho la pelle, e secondo, non sono vivo. Aspetti, signor Kabosh, sire, non è colpa sua. Piagnisteo faceva il suo lavoro. Vede, i miei zii non sono cattivi. Cioè, sì, sono cattivi, molto cattivi, ma non... Silenzio, microbo. Sì, vostra onnipotenza. Per la verità, sono stato mandato a prendere te, Casper. Me? Ma io non ho fatto niente. È proprio questo il problema. La tua quota nefandezza è molto bassa. Ma come? Spavento sempre le persone. Sì, però non lo fai apposta. E quindi non conta. Non hai spaventato nessuno neanche ad Halloween. Sei rimasto a casa a vederti la cassetta di Free Willy 3. Ve l'avevo detto che non ero stato io a noleggiarla. Secondo la legge dei fantasmi,
Tu devi spaventare di proposito almeno una persona all'anno. E se non lo faccio? Questa è una bella domanda! Se Casper non riesce a spaventare qualcuno, andiamo a vedere quale premio vince! Dove mi trovo? Questo è il regno del buio assoluto. Il luogo in cui tempo e spazio non esistono. Una prigione vuota e desolata dove tu resterai per tutta l'eternità più 6 mesi. Ma è buon viaggio! E buona permanenza! Non sentirti troppo solo! Oh, ma chi aspetta la luce? Cosa succede? Perché ha mandato qui anche noi? E perché no? Ehi, non è mica giusto! Silenzio! E invece è giusto che si diverta tutta la famiglia. Resterete qui per l'eternità. Casper non potrà farsi nuovi amici e voi tre potrete spaventarvi solo fra di voi. Questo succederà. A meno che Casper non si decida a rispettare i suoi obblighi di fantasma e non spaventi qualcuno. Ok, ok. Il ragazzo spaventerà qualcuno, non c'è problema. È una promessa. Certo, ci penseremo noi. Oh, sono pronto a scommetterci. Finché Casper non spaventerà qualcuno, per voi tre la licenza di perseguitare i mortali è revocata. Ma perché? Non vale! E avverto, avete tempo fino al giorno di Natale. Qui va di male in peggio. Ehi, perché scusi dobbiamo perdere le nostre licenze? È questo piccolo imbranato che non sa lavorare. Perché dal momento che siete i suoi zii, voi tre siete responsabili per lui. E poi mi state sullo stomaco. Beh, allora buon viaggio, eh? Buon viaggio. Finché Casper non spaventerà qualcuno, sarete tutti e quattro esiliati a Chris, Massachusetts. È la città più natalizia del mondo. Ma noi detestiamo il Natale! Lo so. Voi siete silurati. Ah!